Eccoci! Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game. Dopo il collaudo fatto ieri, passiamo a due autosfide. La prima per aggiudicarmi la Mercedes-Benz SL65 AMG. Gareggiò a Okutama, montagna Mitsu. Oh, devo battere il tempo di 3 minuti e 50 secondi. A proposito, prima di iniziare, perché voi non sapete una cosa. Non l'ho detto nella puntata di apertura della quarta stagione. Ecco qua. Allora, stile di vita. Batti un tempo sul giro di 1 minuto e 55 nell'evento Avenue di New York. Stile di vita mi ha chiesto questo. Mentre l'azienda Promotive mi ha chiesto di vincere un evento gara con un vantaggio di 5 secondi. Il mercato usato della Track TV Solution vuole che io termini davanti a Canon Kirkwood nell'evento serie gara EMAR. E la Stilo, che mi offre abiti da gara, vuole che vinca un'autosfida, quindi oggi cercherò di raggiungere questo obiettivo. Mentre parti da gara della Keep Our Precision Your Advantage mi ha detto: mantieni una velocità di 241 km/h per 5 secondi e conosciamo in quale percorso farlo? Io lo so, è un percorso che ho provato una sola volta nella finale, ed era la gara finale della scorsa stagione, che purtroppo non posso riproporvi, ma spero che mi faccia tornare lì, anche perché nel momento in cui ho superato i 241 km/h la vocina mi ha detto: hai raggiunto l'obiettivo, e mi ha distratto. Ho consumato tutti i rewind perché mi ha bloccato la macchina, non riuscivo più ad andare avanti, sono dovuto tornare indietro, ma non riuscivo a tornare indietro abbastanza per evitare un incidente. Alla fine sono riuscito a evitare l'incidente, ma è stata una cosa particolare. Poi le cerchi gomme della Dutch, finisce davanti a Bruno Silva nell'evento serie gara Rockstar Energy. Ok, adesso andiamo allora qui con la Mercedes-Benz e provo ad aggiudicarmi quest'auto molto bella come estetica, e si spera anche che funzioni bene. Ok, dai. Okutama è l'ideale per fare pratica con le derapate. I suoi tornanti sembrano fatti apposta. Quasi 10 km e mezzo. Occhio al primo settore. Hai avuto dei problemi lì in passato. Anche adesso ho avuto problemi. Bene. Ho rischiato di toccare il muro. Sono riuscito a evitare l'incidente. Chissà se continuerò a evitare gli incidenti nel resto della gara, della sfida. La risposta è arrivata immediatamente. Ho preso male la curva, sono finito addosso alla montagna. La macchina ha deciso di non frenare, cioè ha frenato per tutto il tempo. La macchina non sta più frenando, che succede? Ho perso il controllo della macchina. Come mi è successo nella gara finale della stagione precedente. Solo che questa volta, perché era in discesa, cioè un solo rewind, dopodiché come va a finire la gara. C'è la gara a tempo.
Ok, mi sta dicendo che ci sono tre auto adesso che posso giudicarmi, non più due. Non so cosa succederà. È la prima volta in cui non sono riuscito ad aggiudicarmi un'auto. Non so se mi farà ripetere quella sfida o se addirittura c'è una. Hanno aggiunto due automobili a caso. Comunque adesso c'è la Chevrolet Corvette 06 Red Bull Ring Circuito Sud. Vediamo che succede. Questa è l'auto. Sembra una bomba. Andiamo a scoprire. Salve. Potresti pianificare i tuoi sorpassi. Cerca di guadagnare posizione all'entrata delle curve più strette. Aspetta, ci sono altre automobili? No, ci sono solo io. Perché mi dici che devo pianificare i sorpassi? Giusto, adesso abbiamo in teoria tutti i tracciati sbloccati. Quindi tracciati d'Europa ed America, non solo asiatici e arabi. Cerca di riprendere il passo, quell'uscita di pista ti ha rallentato. Lo so, non so che tempo devo battere, non riesco a vedere. Obiettivo raggiunto, benissimo. Vettura sbloccata e aggiudicata. Chevrolet Corvette Zest. Ok. Non so neanche che tempo dovessi battere. Mi ero proprio dimenticato di controllare. Obiettivo completato 1, giustamente quello richiesto, cioè l'autosfida. Ok, allora ci sono due automobili che mi devo ancora giudicare. Prima erano quattro, boh, non ho capito, vabbè. O erano tre, vabbè. Comunque, devo ripetere la gara Okutama Montagna Mitsu. Non posso, se no, provare ad andare nell'altra. Quindi vi rivedrete adesso il percorso. Farò del mio meglio per comportarmi meglio. Meglio per me. Sembrano fatti apposta. Hai avuto dei buoni risultati qui in passato. Cerca di non rovinare la tradizione. Ho preso bene la curva! Dai! Almeno qualcosa di buono sono riuscito a fare con quest'auto. Ok, ho evitato anche questa volta il muretto lì. Quello era facile, ma il resto adesso inizia a diventare complicato, mi sa. Qua! L'ho evitato! Oh, ho rallentato in tempo! No, no. Qui mi ero impelagato nella volta precedente. Ok.
stessa cosa. Pensavo di dover ripetere ancora una volta la sfida. Spietati. Vado. Perché adesso voglio provare ad aggiudicarmi l'Alfa Romeo 8C competizione a Yas Marina, circuito GP. 2 minuti e 11 secondi a disposizione per questa Alfa, che somiglia un po' alla Giulietta, ma si nota che è diversa. Con le Alfa Romeo mi sono trovato male finora in grid 2. Non so come andrà questa volta. Ogni curva di Yas Marina fa storia a sé, quindi mantieni la concentrazione. 2 minuti e 11 secondi. Vediamo se raggiungo l'obiettivo della velocità. Sì! Torna un attimo indietro che freno meglio. Ho tagliato in curva, va bene. Vediamo se comunque arrivo ai 2 minuti e 11 secondi. Ma quanto tempo mi ha fatto perdere? Ci riuscirò? Ho qualche dubbio adesso. Mi sa che dovrò ripetere la sfida. Ho perso un sacco di tempo quando sono andato dritto di là. Ma forse non devo ripetere, perché questo è il finale. Dai. Avrei potuto fare un tempo migliore. Comunque ho raggiunto almeno due obiettivi in sostanza. Poi ho sbloccato questa macchina. È un'altra vettura per la nostra collezione. Benissimo. Allora, adesso vediamo un po' la situazione degli obiettivi degli sponsor. Obiettivi completati, uno. Ah, uno solo, sì, giusto, perché l'altro è già stato completato. 7 milioni, 15... A quanto sono arrivato con gli sponsor? 7 milioni. Wow. Dovrai veramente dare il massimo per vincere. Beh, cosa aspetti per tornare in pista? È la prossima puntata. Intanto, allora, ci sarà una gara a New York dove... dovrò raggiungere un minuto, entro un minuto e 55 secondi un giro. Devo vincere una gara con un vantaggio di 5 secondi su tutti gli avversari. E devo arrivare davanti a Callum Kirkwood nella gara Emar. Ho vinto l'autosfida, ho mantenuto la velocità di 241 km, ma ho visto che ero sopra i 300 km orari, quindi... E poi devo finire davanti a Bruno Silva nell'evento gara Rockstar. Quindi... Allora, non sarà nella prossima puntata perché abbiamo gli eventi promo per la prossima puntata, cioè domani penso. Allora, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti e guardate l'altoparlante che c'è sulla destra, che bello, eh? Eccolo lì. Vediamo se si può zoomare sull'altoparlante. Guardatelo lì, c'è anche una macchina parcheggiata. Mentre da questa parte c'è l'altro altoparlante per darci la stereofonia. Benissimo, ci vediamo al prossimo puntata, ciao a tutti!